Ciao a tutti, allora questo sarà un video di recensione del fondotinta della Revlon, il Color Stay, famosissimo Color Stay, e vi farò vedere anche l'applicazione, e questo è il motivo per cui sono struccata e sembro la morte. Allora, cominciamo parlando un pochino del packaging, che è questo. È una boccettina di vetro con il tappo nero. È buono che sia una boccettina di vetro perché comunque è abbastanza igienica. E il prodotto contiene 30 ml di prodotto, vedete? Allora, diciamo che la confezione è una delle note dolenti, tra virgolette, che ho trovato, forse l'unica nel fondotinta, perché in pratica non ha l'applicatore, sapete, quello che semplicemente si spinge tipo nei fondotinta normali. Questo applicatore qua, che è molto comodo e molto igienico, basta che premete, insomma, e prendete sempre una quantità abbastanza giusta di prodotto. Invece questo qui, non so perché hanno fatto questa cosa, però non ha quell'applicatore lì, ma semplicemente, vedete, ha semplicemente il buco con il prodotto dentro, ed è scomodissimo perché praticamente non riuscite mai a prendere, comunque a dosare bene il prodotto. Ci vuole un po' di dimestichezza prima di prendere confidenza su quanto ne esce troppo spesso oppure ne esce poco. Insomma, questa è la nota dolente del prodotto e non è neanche tanto tanto igienico, secondo me. Invece un dosatore così è molto meglio, quindi consiglio alla Revlon, cambiate la boccetta perché è veramente scomodissima. Però a parte questo, parliamo un po' del fondotinta. Il fondotinta è fantastico. Io solitamente non uso fondotinta liquidi, preferisco fondotinta minerali perché comunque i fondotinta liquidi hanno sempre parecchie sostanze nocive per la pelle, siliconi, cose di questo tipo, comunque inci, diciamo, negativi. E poi un problema che ho riscontrato con la maggior parte dei fondotinta liquidi è il fatto che spesso mi fanno uscire bollicine, brufoletti, oppure comunque li sento pesanti sulla pelle e quindi comincio a sudare, mi viene caldo. Sono un po' intollerante comunque a un prodotto che è messo tutto sul viso. Trovo che siano sempre troppo coprenti, troppo pesanti, e che quindi proprio si sentano addosso i fondotinta. Mi ero trovata bene con il Dream Satine Fluido, di cui non vi parlo perché non è un prodotto cruelty free. Come sapete, io da un po' di tempo a questa parte recensisco solo prodotti cruelty free, ce la posso fare. E la Revlon invece è una marca cruelty free, quindi vi parlo esclusivamente della Revlon. E è un fondotinta veramente buono. Io ho preso, ci sono disponibili due tipologie di fondotinta, quello per pelli grasse e quello normal to dry skin, che è quello che ho preso io, perché comunque ho la pelle che spesso in alcune zone, diciamo d'inverno soprattutto, è secca, quindi preferisco un prodotto che sia un po' più idratante. E comunque sappiate che ci sono queste due formulazioni. Una cosa negativa del fatto diciamo, della Revlon Italia è il fatto che vendano soltanto delle tonalità a partire dal... Questo è il 150, vendono soltanto a partire dal 180, che se non sbaglio è la tonalità Sand Beige. Io avevo acquistato il fondotinta della Revlon in Italia tempo fa, questo qui lo stesso, e la prima tonalità, quella che doveva essere la più chiara, per me era proprio scura, quindi non andava bene, era troppo aranciato, troppo scuro, e quindi sono andata a Londra e ho approfittato per prendere la 150, invece a Londra vendono la 150 che è un tono più chiaro, che è precisamente e perfettamente il mio colore di pelle, che è il Buff. Quindi se siete più o meno come me, chiare, certo non bianchissime, non porcellana, però chiare, il 150 è perfetto. E c'è anche una tonalità prima che mi pare 130, forse Ivory, che è proprio bianco. Questo qui invece è proprio perfetto per me. Per farvi capire, io del Dream Satine Fluido, giusto come paragone, ho la tonalità Ivory. Quindi più o meno, forse questo è proprio un pelino più chiaro e forse un pelino meno rosato dell'Ivory, perché questo sicuramente ha una tonalità neutro gialla, diciamo, non è un fondotinta rosato questo della Revlon, ed è una cosa molto positiva perché solitamente i fondotinta spesso chiari sono sempre spesso rosati, spesso spesso, e invece io ho un sottotono giallo, quindi comunque questo è perfetto. La texture è molto spessa, nel senso il fondotinta la texture è densa, cioè non è un fondotinta leggero, molto liquido, è bello denso, insomma carico. Però devo dire che stranamente, nonostante sia super coprente, copra tutto e sia veramente
comunque di una texture spessa, nonostante questo non si sente molto sulla pelle. Cioè, il problema che vi dicevo prima del fatto che comunque i fondotinta di solito non li sopporto, dopo un po' mi danno molto fastidio. Questo invece è fantastico, nel senso, nonostante copra tutto, resta leggero ed è una cosa favolosa. Pensate che ho truccato anche il mio ragazzo per Halloween. E comunque si sa che la pelle degli uomini è molto intollerante a creme, cose del genere. E lui invece ha detto che comunque non si sentiva addosso ed è rimasto stupito proprio da questo fatto. Niente, quindi passiamo all'applicazione. Vi faccio vedere come lo applico io. Io preferisco applicare i fondotinta con i pennelli flat top, tipo questo. Questo è il mio preferito in assoluto, che è quello di Minerals Will Work For You. Il flat top, non mi ricordo come si chiama, vi metterò comunque i link ai vari pennelli dentro il box. Ed è un pennello di setole sintetiche, fantastico, morbidissimo, e dà un'applicazione bella densa, insomma, non è un due fibre. Potete scegliere di applicare anche con un due fibre, tipo questo della Sigma o quello della MAC, quello che aveva un due fibre qualunque. Solo che un problema che ho riscontrato con il fondotinta, usando il due fibre, è il fatto che il fondotinta è molto spesso e con il due fibre dovete sbrigarvi a come posso spiegarvi? Dovete sbrigarvi a mettere e a passare il prodotto con il pennello perché è come se si asciugasse presto. E quindi il rischio con il due fibre è che l'applicazione sia un po' strisciata. Non so se mi spiego. Diciamo che forse non lo consiglierei per questo tipo di fondotinta. Un fondotinta tipo il Dream Satin va benissimo il due fibre. Con questo l'applicazione non mi ha soddisfatta molto. Invece con questo qua, o comunque un'alternativa, può essere quello della Elf, sempre un flat top. L'applicazione secondo me è molto migliore. Stesso problema che ho riscontrato con un pennello da fondotinta tipo questo. Mi sembra che, a parte che l'applicazione sia troppo carica, troppo netta, che venga un po' a strisciate, quindi non lo consiglio. So che anche la Sigma ha introdotto dei nuovi pennelli di alta definizione, tipo tra cui un flat top tipo questo, e sicuramente quello sarà ottimo, infatti ho in programma di provarlo, proprio per l'applicazione del fondo. E niente, io come lo applico? Semplicemente, prima di applicare il fondo metto un po' di correttore, perché in effetti questi giorni ho la pelle un po' schifosetta, sono venute un po' di bolle varie. E quindi questo è il mio correttore di H&M, di cui vi ho parlato in altri video. Non so perché, è un periodo che ho la pelle, io non ho mai avuto problemi di bolle, cose simili, è un periodo che ho la pelle un po' schifosa, non so perché. Forse problemi d'ormoni, non lo so. E quindi semplicemente, scusate se guardo in basso, è che ho lo specchio di là. In realtà il correttore neanche servirebbe, nel senso che il fondotinta è estremamente coprente, però per dare un surplus ne metto un pochino nelle zone che più lo necessitano. Il mio problema è anche molto il rossore intorno al naso, intorno agli occhi, soprattutto d'inverno, la pelle è molto delicata. Quindi teniamo un attimo i rossori. Poi uso come proprio correttore delle occhiaie, diciamo, questo correttore della Bobbi Brown, che è il Tinted Eye Brightener, che sarebbe in realtà un illuminante, anche se funziona benissimo secondo me come correttore se non avete delle occhiaie super eccessive, ed è un colore salmonato veramente ottimo, e questa è la tonalità light numero 1. È il vecchio packaging della Bobbi Brown. So che adesso fanno lo stesso correttore, per esempio con una specie di penna, e devo dire che è un correttore favoloso, forse il migliore che io abbia mai provato per le occhiaie, perché non è per niente se non secca per niente il contorno occhi, ha una texture fantastica, leggerissima. Purtroppo i prodotti della Bobbi Brown costano un botto di soldi, io questo l'ho preso in saldo in Inghilterra quando sono andata in vacanza, se no non l'avrei mai comprato. E ne metto giusto un pochettino nel contorno occhi così. Questo correttore, proprio per la sua funzione illuminante, l'ho preso di una tonalità leggermente più chiara, se ci fate caso, del mio tono di pelle, proprio perché è un correttore illuminante. Quando comprate un correttore illuminante più chiaro,
dovete stare attenti ad applicarlo tutto intorno al contorno occhi, fino a qui, cioè non fate una striscettina fina perché sennò si vedrebbe troppo che avete messo il correttore chiaro. Se invece lo amalgamate bene tutto intorno alla zona del contorno occhi, l'effetto è diverso, l'effetto è proprio illuminante. Quindi mi raccomando, applicatelo proprio in tutto intorno al contorno occhi, non fate stacchi di colore, non applicatelo solo proprio sull'occhiaia, tutto intorno così. Ecco fatto. Io lo applico con le dita perché il prodotto si scalda e secondo me entra meglio nella pelle. E poi prendiamo il fondotinta e via. Ne metto poco poco sul palmo della mano. Questo è il problema del fondotinta, del fatto che comunque con questo applicatore è scomodissimo. Metto un po' così, vado a tappe. Prendo il pennello, non questo, dov'è? Prendo il pennello, questo flat top, lo picchietto dentro e comincio ad applicarlo in questo modo, picchiettando, in modo da coprire prima metà volto, faccio prima una metà e poi l'altra, e poi una volta picchiettato, così, soprattutto nella zona del contorno occhi per non rovinare troppo il correttore, lo picchietto e basta. Nel resto del viso faccio anche dei movimenti rotatori per far entrare bene il prodotto nella pelle, così. Questo pennello è fantastico, è morbidissimo, veramente ve lo consiglio per applicare il fondotinta. Movimenti rotatori, fate entrare bene il prodotto dentro. Vedete, mi ha eliminato dal viso tutti i rossori, le discromie che ho. La pelle è molto più bella, più luminosa, più omogenea. Stessa cosa dall'altro lato del viso. Metto sempre un po' di fondotinta. Ne è uscito troppo, sempre il solito problema. Stessa cosa. Vedete, il colore è precisamente il mio. Purtroppo in Italia uno dei problemi è che non considerano il fatto che ci sono ragazze che hanno la pelle chiara. Lo capisco perché comunque anche dal punto di vista delle vendite ne venderanno sicuramente di meno, però è un po' una stupidaggine perché chi ha la pelle chiara proprio ne fa, trova un fondotinta una volta ogni 100 praticamente. Un altro pochino, prendo quello che è uscito fuori dal, di solito faccio così, dalla confezione, perché ce n'è sempre un po' che esce fuori. Copriamo i brufoli maledetti che mi vengono sulla fronte ultimamente, che non si è capito perché. Ecco qui applicato il fondotinta. Cosa faccio adesso? È un trucchettino che ho visto dalla makeup artist inglese Eve Pearl e vi metterò il link giù nel box. Lei che cosa fa? Prende una spugnetta e la inumidisce semplicemente con acqua tiepida, la strizza e poi la passa sul fondotinta così. E questo praticamente cosa fa? Questo leva l'effetto finto del fondotinta. Sapete, il fondotinta può sembrare che quando lo mettete risulta proprio super coprente, quindi ha un effetto un po' artificiale. Il fatto che voi bagnate una spugnetta e ce la passate così leva l'artificiale e lo fa un pochino più naturale, semplicemente con acqua. E trovo sia un trucchettino fantastico. Cioè, almeno io mi ci trovo molto bene. Leva quell'effetto di innaturalezza del fondotinta. Ecco qua. E ora passiamo alla cipria. Oggi opto per la cipria della Minerals Will Work For You Silky. In realtà ogni giorno cambio perché ne ho praticamente tutte le cipre, quindi in base all'esigenza, in base a come mi va, ogni giorno ne scelgo una diversa. E questa è molto bella perché dà un effetto un pochino più luminoso. Il fondotinta della Revlon è abbastanza matte, come vedete. Non è proprio matte matte, però sicuramente non è uno di quei fondotinta super luminosi. E quindi una bella cipria tipo la Silky, la Perfect Silky di Trucco. Non so se la vendono ancora su Trucco Minerale. Comunque queste cipre belle e luminose stanno bene. Con un pennello tondo da cipria. Poi
vola tutto. Questo è il pennello della Sigma. Passo la cipria sul viso per fissare il tutto. Sbatto il pennello in modo da far durare il fondotinta un po' di più. Una cosa di questo fondotinta è che dura veramente tanto. Non ho avuto problemi di durata da mattina a sera, è fantastico. Color stay, in teoria. Che dice questo? Dice che no, non c'è scritto qua. In teoria dovrebbe durare, non so quanto, 12-18 ore. Ah, sì. Up to 16 hours, quindi 16 ore dovrebbe durare. Effettivamente. Magari 16 ore no, però 12 ore tranquillamente ce le dura. E so che adesso hanno fatto anche un nuovo fondotinta che è sempre del Revlon Coastay con Softlex, che sarebbe forse un ingrediente aggiuntivo che dovrebbe farlo un pochino più naturale. Io ho questo vecchio, però mi ci sono trovata benissimo. Ora passiamo al blush. Dico il blush della Elf, questo qua è il Fuchsia Fusion. Metto un pochino sul pennello, è il mio preferito ultimamente. Rido. Stessa cosa di là. Devo dire che il blush con un fondotinta tipo questo dura molto di più, eh? Come base. Bei capelli, già. E questo è quanto. Spero che la recensione vi sia stata utile. Credo che sia stata effettivamente un pochino una recensione lunga e logorroica. Spero che comunque vi sia piaciuta. E ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao!